Ok, siamo qui con Stefania ed Emanuela, che rappresentano uno degli animali da corsa di questa, tipici di questa 24 ore della Arabi Ivan, ossia il coyote. Team coyote, quindi, chiaramente, Stefania la tuta ma non corre, Emanuela la tuta direttamente non ce l'ha e quindi non corre. Allora, ci domandavamo cosa fanno due belle signore così, visto che le ombrelline non ci sono, per prendere sulla squadra in questa specialità, e visto che non corrono. Cosa facciamo di bello? Facciamo. Un weekend estate, bello soleggiato e caldo, anziché essere in spiaggia, visto che siamo in isola, ricordiamo. Facciamo i capitani, le team manager? Ma sì, teniamo a bada questi uomini che sennò non ce la fanno senza di noi. Partecipiamo assieme a loro alla strategia, all'elaborazione della strategia di gara e poi chiamiamo i cambi, diamo i tempi, cerchiamo di fare in modo che tutto scorra liscio, perché in una 24 ore è importante chi guida, ma è importante anche la strategia, sì. Quindi si può guadagnare tempo anche ai boss. E infatti per il momento siamo sabato sera, le cose stanno andando un po' meglio rispetto agli altri anni. Sì, siccome non sono gli unici capitani, ci domandavamo, ma siete dei capitani col pugno di ferro? O più sul rincuorante quando qualcosa non va per il verso giusto? Sul rincuorante quando qualcosa non va. Quindi è già una bella squadra, se non c'è bisogno, sì, di tenerli in riga. No. Ecco. Cerchiamo di spronarli, ma fanno già tutto da soli. Benissimo. È una squadra di amici, quindi sì, l'obiettivo grande è quello di godersi la corsa, esatto, e fare il miglior risultato possibile, ma soprattutto godersi la corsa. Quindi direi che... Questa è già una risposta di perché non sono in spiaggia, anche perché il sole in questo weekend non sarà al massimo. E loro hanno anche, per chi ci ha seguito dalle altre edizioni, hanno anche un nome di prestigio trainante, andate a vedere sul live timing, Dodo Regazzoni, che non è un omonimo del Clay, ma è il fratello minore, quindi una pedigree da corsa di quelli Doc. Allora, in bocca al lupo, buon weekend a questo punto. Grazie. E ci rivedremo domani al termine della gara. Ciao! Ciao!